vecchio, ma bensì antico. Soffia su 106 candeline nella casa albergo Famiglia Nova di Fano Bruno Gambini, che mantiene il titolo di uomo più longevo della città. Nato a Rosciano nel 1915, ha lavorato come agricoltore e poi nelle Ferrovie dello Stato. Gambini, ad oggi, con 2 figlie, 4 nipoti e 11 pronipoti, è stato sposato per ben 61 anni con Luisa, ormai defunta, di cui è sempre stato profondamente innamorato. Nell'esperienza acquisita in tutti i suoi 106 anni, Bruno ha aggiunto alla lista l'anno scorso un'importante battaglia da cui è uscito vincitore, quella contro il Covid-19, ed ora, ci dice commosso, è più che in salute. Sono ancora forte, io ancora sono forte, mi dirigo solo lì, ma sono molto contento di vedere tutta questa gente. Ho fatto il bene o il male, non importa. Qual è il suo segreto per essere arrivato a ben 106 anni? Il mio segreto? Ho lavorato molto, sono stato sempre bene, ho mangiato, mangiare regolare, non fare quelle sforzate grosse, perché fa male, a mangiare molto, a mangiare piano piano. Per noi è un onore accogliere Bruno presso la nostra struttura e avere l'uomo più longevo di Fano. Per noi è esattamente un'istituzione ormai da diversi anni ed è anche un esempio per tutti per la tenacia con cui ha affrontato anche momenti molto difficili e siamo contenti di averlo con noi e di trovarlo tutti gli anni così in forma. Speriamo di darci appuntamento all'anno prossimo. Mi hanno voluto tutti bene, non so perché, se Dio vuole. Io ho sperato sempre in Dio, perché è il padrone del mondo. Dio è il padrone del mondo. A festeggiare assieme a tutti gli amici di Famiglia Nova c'erano anche le 2 figlie di Bruno, Graziella e Nadia. Averlo fino a questi anni, fino a quest'età. Siamo orgogliosi, sì, in buona salute, poi ci riconosce, un minimo di dialogo riusciamo ad averlo, quindi è ancora lucido a volte. Ha pensato sempre solo per la famiglia, non ci ha fatto mai mancare niente, è affettuoso, anche con nostra madre, e quindi siamo contenti, siamo felici di averlo avuto come padre. Ha passato guerre e pandemie ed ora è ormai diventato una figura fondamentale per la casa albergo Famiglia Nova, oggi in festa con tanto di spumante, torta e regalo da parte dell'amministrazione comunale fanese consegnato dall'assessore ai servizi sociali Dimitri Tinti. Rappresento non solo l'amministrazione ma in questo caso davvero tutta la comunità che simbolicamente vuole abbracciare Bruno Gambini per tutta la vita che ha vissuto, per la famiglia che ha costruito e per anche il messaggio che oggi ci lancia davvero di semplicità, di ironia e di buon umore alla fine. E secondo me sono segnali che danno anche una bella iniezione di fiducia in una comunità, in un contesto che vuole ripartire. Tanti auguri!